John Borno, ragazzi, John Borno e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi il calcio rischia di essere investito in un nuovo caos pazzesco e mentre qualcuno si prende anche la briga, a mio modo di vedere abbastanza in modo scorretto, un po' viscido, vabbè, di fare dei parallelismi con la guerra e con quello che sta succedendo in Ucraina in queste ore, diciamo che il calcio rischia appunto di essere investito da un nuovo caos totale. Allora, partendo dal presupposto che se non l'avete ancora fatto vi invito a scaricare OneFootball, quella che a mio modo di vedere, anzi la metto di qua è la migliore applicazione per quanto riguarda il mondo del calcio, quindi mi raccomando, se vi va potete scaricarla, potete farlo sia tramite QR code, quindi state guardando il video dal computer, inquadrate il codice tramite il vostro cellulare, oppure direttamente dal link in descrizione. Mi raccomando, fatelo se non l'avete ancora fatto. Detto questo, di che cosa sto parlando? Allora, ve lo vado a leggere. Oggi Agnelli dovrebbe lanciare la nuova Superlega. La nuova Superlega è una, a mio modo di vedere, io che avevo tanto criticato la Superlega, la nuova Superlega è bella. Vi dico la verità, è bella. Magari a farla è interessante, mi intriga, darebbe una spolverata a questa Champions League che io un anno fa vi dicevo non è vero che non la vedono più i giovani, non vedono l'ora di vedere la UEFA Champions League, questo vi dicevo io, no? E oggi vi devo dire no, cioè io lo vedo anche dalle views che facciamo nei video di Champions, si sono abbassate drasticamente, se anche un Inter-Liverpool ha ottenuto un abbassamento come Juve Villarreal, vuol dire veramente che c'è molto meno interesse rispetto che il campionato, la Coppa Italia, dove le visualizzazioni si rialzano, e questo vuol dire ovviamente che c'è molto meno interesse in UEFA Champions League. Ci stiamo un po' rompendo i coglioni di questa Champions League per come è stata formata. E quindi c'è il nuovo lancio della Superlega, che è, attenzione, assolutamente meritocratica. Quando ci lamentavamo della creazione di una Superlega, la cosa che ci faceva lamentare di più era la mancanza di meritocrazia. Vi ricorderete, la cosa che ci faceva imbufalire era il fatto che non fosse per nessuna ragione al mondo una competizione meritocratica. Adesso questa storia sta cambiando, perché vi leggo. Allora, no club permanenti, quindi vuol dire che non ci saranno club che avranno l'accesso obbligatorio. Tu potrai partecipare come potrai non partecipare, non ha nessuno, zero club saranno certi della partecipazione. Anche Barcellona, anche Real Madrid e anche Juventus, che sono le tre squadre che stanno creando questa competizione sulla carta, non hanno l'accesso prioritario, quindi nessuna di queste è presente, punto. Tutte queste devono guadagnarsi l'accesso. 20 squadre qualificate, quindi ci sono 20 partecipanti, non più 32. Addirittura pareva che la nuova Champions League volesse portarne tipo 46, una cosa del genere. E invece 20 squadre qualificate significa comunque avere la creme della creme, perché se poi andiamo a vedere le squadre che ci sono, 20 squadre sono le più forti del mondo. E qualcuno dirà, però non pensi che sia poco meritocratico verso le piccole squadre? No, perché non sono tra le più forti del mondo. Cioè è molto semplice, se tu scali la classifica e riesci ad entrare nelle più forti del mondo, c'è poco da fare, ti meriti di partecipare alla Superlega. Però qualcuno dirà, sì, ho capito, sì, che però ad esempio che ne so, il Legia Varsavia non sarà mai tra le prime 20 d'Europa. Ebbene, ci sarà anche una seconda lega formata da altre 20 squadre, quindi in totale le squadre Serie A e Serie B saranno 40, e ovviamente chi vincerà la Serie B si qualificherà matematicamente alla Serie A. E quindi capite bene, un po' come Europa League e Champions League, capite bene come anche squadre un po' meno quotate possono permettersi di arrivare alla Serie A anche in questo modo qua. Però allora, se non si va per meriti, se non si va come ci si qualifica la Superlega? Come la Champions League, quindi mediante il campionato. Cioè, tipo, le prime tot squadre vanno a fare la Superlega Serie A, le altre tot squadre vanno a fare la Superlega Serie B. Questa è l'idea, ok? Che oggettivamente porterebbe molto più soldi nelle casse dei club che ne parteciperanno. Perché ad esempio, se per un anno, che ne so, il Celtic partecipa alla Serie A, alla Superlega massima, beh, capite bene che arriverebbero nelle casse del Celtic una marea di introiti, perché le partite che andrebbe a giocare sarebbero sempre con club molto molto importanti. E visto che
cosa stanno facendo loro sostanzialmente? Cosa sta facendo la Superlega, ragazzi? Sta scavallando la UEFA. Cioè sta dicendo, la UEFA la mettiamo da parte e noi andiamo direttamente a fare la nostra Lega senza però la UEFA. Però la facciamo, io la criticavo aspramente perché non c'era meritocrazia, a livello meritocratico è tutto completamente diverso. Diciamo che la UEFA è una cosa abbastanza vecchia, l'abbiamo vista negli anni, la UEFA non ha saputo rinnovarsi, la UEFA non ha saputo essere brava ad andare avanti con i tempi, ha aggiunto una marea di squadre rendendo la Champions League una cozzaglia di roba che in questo momento dispiace, ma a determinati momenti diventa anche noiosa. Quindi si qualificheranno mediante il campionato. E tu farei bene, se quest'anno la Fiorentina arriva seconda, Fiorentina va a fare la Superlega. Non è che devi chiamarti Milan, Inter, Juve, non c'entra il ranking, non c'entra nulla. Numero di partite ridotto. Sta cosa non è che mi faccia impazzire, nel senso che per me se ci sono 20 squadre, tu comunque devi far sì che tutte le squadre del proprio girone becchino le squadre del proprio tipo. A me il nuovo format della Champions League mi fa schifo, mi fa vomitare, non so se l'avete letto. Praticamente tu hai 8 squadre nel girone, 9 altre 9 squadre, non ricordo se sono 3 gironi da 10, 4 gironi da 10. Vabbè, fatto sta che non le becchi tutte, ne becchi 4 in base ai sorteggi, in base al ranking, devi arrivare in alto, è un casino che fa schifo. Sembra veramente l'International Champions Cup. E quindi fa schifo. Io penso che se vogliono fare una cosa fatta bene, volete partite meno ridotte, siete 20 squadre, fate, che ne so, 2 gironi da 10, quindi 9 partite di sola andata. E poi ovviamente si va avanti. Però quello che sta facendo la Superlega è voler creare una alternativa alla Champions League, non un'alternativa al campionato. E questo è fondamentale perché a inizio, vi ricorderete, periodo pandemico, eccetera, si parlava di una Superlega che voleva creare una nuova Serie A, cioè praticamente la Juve, il Milan, l'Inter sarebbero uscite dalla Serie A e avrebbero fatto la Superlega. E invece adesso dicono no, ognuno rimane a fare il proprio campionato domestico, però poi si passa a fare la Superlega invece che la Champions League, immischiata in mezzo alla settimana. Squadre di tutte le leghe avranno la possibilità di qualificarsi, vuol dire che praticamente il torneo con le nuove regole non è ridotto semplicemente a Bundesliga, Liga, Ligan, Premier League, Serie A come si parlava e magari quei 3-4 campionati un po' più di basso livello che però si avvicinano, ma tutti, cioè se tu ti comporti bene, se tu prendi punti, se tu poi vedremo anche come verrà presentata. Anche la prima squadra del Kazakistan, dell'Azerbaigian, ci avrà possibilità a qualificarsi. E questo è fondamentale. E questo è veramente fondamentale. Però Ceferin non ci sta. Vi voglio leggere le parole di Ceferin, che sono assolutamente dure, un po' pure fuori contesto, eh. Però, soprattutto le parole di Tebas sono fuori contesto, ma veramente fuori contesto, ma veramente fuori contesto. Però ve le volevo leggere. Allora, Ceferin dice, ce le ho qua. Ceferin dice, non si è fatto. Allora, no, aspettate, ecco qua. Il progetto Superlega non è così intelligente, non riguarda il calcio. La prima volta lo hanno lanciato nel mezzo della pandemia. Ora, durante la guerra, vivono in un mondo parallelo. Fanno tipo, ma voi siete scemi. Mentre noi lavoriamo per salvare i giocatori in questa situazione, loro vogliono rilanciare questo progetto. Possono pagare chiunque per dire che è un bel progetto, ma resta un'idea senza senso. Tra l'altro, uno dei dirigenti che ora è tornato a spingere per questo progetto mi ha chiamato per scusarsi, però ora comunque tira dritto. Io voglio dirvi, poi vado avanti a leggere, che comunque per me c'ha poco senso. Allora, magari posso condividere con lui il fatto che è abbastanza fuori dal mondo, cioè siamo in un momento veramente in cui alla Superlega non ci pensa nessuno, così come durante il periodo pandemico, dice prima in una pandemia, adesso durante la guerra, però c'ha poco senso, cioè mi sembra veramente come dice Ranieri che te stai attaccà al fumo dalla pipa, cioè. Quindi è niente, perché comunque che senso ha dire prima l'hanno fatto in un periodo pandemico, adesso lo fanno nel periodo della guerra? Cioè magari te posso venire dietro sul ragionamento di dire tipo, però santo cielo, tutti stiamo a pensare alla guerra e voi presentate, cioè voi, ecco, quando dice vivete in un mondo parallelo va bene, ma che non c'entra con il calcio, che sono tutti pazzi, boh, sinceramente non capisco il senso. E poi dice, per loro i tifosi sono consumatori, per noi i tifosi sono tifosi. Più o meno ragazzi, più o meno, perché comunque ora non è che la UEFA abbia mai trattato i tifosi da tifosi, nel senso che comunque io se devo andare a vedere
una partita, pago un botto, sia per quanto riguarda le pay TV, sia per quanto riguarda quello e quell'altro. Io credo che la UEFA abbia degli accordi con le pay TV e con lo stadio, perché se no non è che puoi mettere il biglietto dello stadio a 1000 euro, la UEFA non te lo permette. Quindi non penso che sinceramente abbiano mai trattato. E poi anche il discorso di avere, ora loro, la UEFA lo fa passare come noi siamo buoni, noi siamo bravi, noi siamo buoni, facciamo entrare anche l'ottava bosniaca all'interno della Champions League, facendo un campione a 147. No, regà, lo fate perché più squadre ci sono, più soldi entrano. Però non mi piace. C'è anche tipo io ve lo dico, la Conference. Io voglio vincerla. Però è una coppa completamente inutile, perché comunque hai ristretto l'Europa League per fare un'altra coppa, per dare un trofeo in più. Però la vincente della Conference manco va a fare la Supercoppa europea. Ma di che parliamo? Vabbè. La cosa interessante, dice Ceferin, è che criticano UEFA ed ECA, ma uno di loro era presidente dell'ECA, Agnelli, e una settimana prima del lancio della Superlega lodava il sistema presente. Possono giocare le loro competizioni, nessuno glielo vieta, ma se vorranno giocare le loro competizioni non potranno giocare le nostre. Quindi attenzione, lui dice, adesso non è più un non ve lo faremo fare, lui dice fatelo, però se volete farlo non fate più le nostre. E attenzione, perché non è, secondo me, la mossa giusta, ma per niente proprio. Ma per niente proprio. Perché comunque la Superlega c'ha dalla sua Juve, Real Madrid e Barcellona, e aveva dalla sua tutta Europa. Quindi se loro gli dicono guarda, ce lo fanno fare tranquillamente, facciamolo, basta, e poi non facciamo la Champions. Se in Superlega ci stanno le 20, 30, 40 squadre più forti d'Europa, anche le altre verranno appresso. Perché se no la Champions, chi è la più forte che fa la Champions? Noi? Cioè, capite bene? Quindi secondo me è abbastanza inconcludente come situazione. La nuova Champions è stile Superlega? No, dice Ceferin, è qualcosa di completamente diverso. Ci sono ancora cose da chiarire, per questo la decisione finale non c'è ancora. Chiunque compari le due cose non è serio. Oggi abbiamo 32 squadre in Champions e ne avremo 36, ecco, 36 sono. Ma dobbiamo ancora capire come aggiungere 4 posti. Ci saranno più posti per medie e piccole leghe. E non confrontare la situazione Superlega con quella con la FIFA, la con la UE, con la FIFA. Con la FIFA discutiamo ogni giorno. Il mondiale biennale è un progetto che nessuno vuole. Ne abbiamo discusso con Infantino e stiamo discutendo per altre opzioni, ma sono sicuro che troveremo una soluzione. Però chi dice le parole grosse è Tebas, il presidente della Liga, Javier Tebas, che spara a zero sul Financial Times e dice: i club della Superlega mentono più di Putin. Noi delle leghe nazionali dovremmo essere degli idioti allora, visto che siamo tutti contrari. Mi sento umiliato all'idea di far rivivere la Superlega. Se Andrea Agnelli non spiegherà oggi il nuovo progetto, significa che mentirà. Con Barcellona e Real Madrid si è incontrato a casa sua. Ora stanno dicendo che non vogliono posti fissi. Creano un danno enorme. Stasera alle 18:30, ragazzi, avremo l'annuncio e vedremo che cosa succederà. Sono curioso. Però è veramente qualcosa di clamoroso. È veramente qualcosa di clamoroso, destabilizzante. E c'è una sorta di battaglia in atto fra appunto la UEFA in questo momento e la Superlega. A meno che non si arrivi appunto a situazioni di appalti e di voti, di tipo presidente, no? Dove ogni anno i club votano se dare la possibilità di organizzare la Superlega o la UEFA, ma mi sembra qualcosa di impossibile. Io non capisco come due cose del genere possano coesistere. Cioè, tipo, se nasce la Superlega e coesistono entrambe, ho sputato anche un bambino, mettiamo tipo conto che in Italia partecipano Juve, Milan, Inter. Per dirti è Roma, la butto là perché tifo Roma, lo dico a caso. Come funziona? Che in Superlega ci vanno Juve, Milan, Inter e Roma, perché comunque sono comunque le prime quattro, le uniche quattro che partecipano sono le prime quattro. Mentre in Champions, quest'anno ad esempio, chi ci andrebbe? Il Napoli, l'Atalanta, la Lazio e la Fiorentina. Cioè, e in Europa League si va a scalare, quindi la prima, la seconda, la terza. No, il Napoli è primo con il Milan, quindi la seconda, la terza, la quarta e la settima, che siamo noi, andrebbero in Champions, in Superlega. La prima, la quinta, la sesta, l'ottava andrebbero in Champions, la nona, la decima andrebbero in Europa League, l'undicesima andrebbe in Conference. È un casino, ragazzi, quindi la situazione secondo me non può coesistere per nessuna ragione al mondo. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, io vi ringrazio per aver visto questo video, vi lascio tantissimi mi piace, buon shalalale, noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video.